l'impresa di Fiume di D'Annunzio è stata ricostruita da molti storici, prevalentemente sotto il punto di vista degli avvenimenti e dei protagonisti, e ancora più spesso e più recentemente sotto gli aspetti più di costume, ecco, è stata spesso dipinta come una festa rivoluzionaria. Nel mio libro io ho fatto una cosa diversa, ho cercato di ricostruire da capo questa esperienza, non a partire dalle memorie dei suoi protagonisti, ma dai documenti, da ciò che scrivevano i giornali all'epoca, da ciò che leggevano coloro che l'hanno vissuta, da ciò che scriveva colui che l'ha interpretata, appunto Gabriele D'Annunzio. Questo libro è fondamentalmente una ricostruzione da un nuovo punto di vista dell'impresa fiumana sotto il punto di vista di D'Annunzio, delle strategie mediatiche, dei riti, dei simboli che questo grande poeta al comando mise in atto per costruire il mito di Fiume, il mito di una città che in realtà era multietnica, ma che D'Annunzio presentò al mondo come una città puramente italiana. D'Annunzio passa alla storia come il capo assoluto, come l'ideatore di questa rivolta. In realtà, da quello che risulta dalla mia ricerca, D'Annunzio è il frontman, viene in un certo senso arruolato a una serie di registi militari e politici che lo ingaggiano e proprio per dare alla loro rivolta un respiro internazionale. D'Annunzio accetta non solo perché crede che l'Italia debba annettere tutta la costa orientale dell'Adriatico, e in questo si conferma non solo un rivoluzionario ma un nazionalista convinto, D'Annunzio accetta non solo per questo, dicevamo, ma perché intende consegnare alla memoria e all'opinione pubblica un vero e proprio poema in diretta. Ecco, io ho analizzato dall'interno in che modo questo poeta al comando costruisce giorno per giorno, ora per ora, questo poema in diretta.